Proviamo il gelato! Oh no, mi è caduto! Cosa devo fare adesso? Ah! Ciao, Olaf! Chi sta piangendo? Riconosco il pianto di Emma! Oh, che bello dormire! Ah, cos'è? Qualcuno sta piangendo! Adesso lo scopriremo! Ok, devo tagliare legno! Chi piange, Emma? Arriviamo! Ho fame! Eccovi qua! Ho fame! Iniziamo la sfida! Sarà incredibilmente divertente! Ho deciso che voglio una torta! Mi potrete fare una torta? Elsa? Sì? Spero che anche Anna ce la faccia! Kristoff, ho fiducia in te! So già cosa oggerò! Sì, io ho bisogno del cioccolato! Ma prima devo si sciogliere così! Il cioccolato è buono! Ottimo! Adesso farò ridere Kristoff! Kristoff, guarda come sono belli i miei baffi di cioccolato! Ti faccio vedere una cosa! Avrò una torta di cioccolato! E sarà così buona! Ad Emma piacerà! E adesso ho bisogno di Kit Kat! Ah sì sì sì! Ho fatto solo uno spuntino! Così devo mettere tutto il Kit Kat! Così sarà deliziosa! Benissimo! E adesso mi servono i Maltesers! Voglio mettere tutte le palline così! Sarà molto delizioso! Questo sì è meglio! È un bel fiocchetto! Perfetto! E adesso tocca a me! Ora ti mostrerò come si prepara una torta deliziosa, Anna! Userò le mie meravigliose abilità per decorare la torta! Prima di tutto, devo preparare il ghiaccio alla frutta! La farò così, con la Fanta! Oh, benissimo! E adesso posso usare i miei superpoteri per creare, sì, un piccone! È un bel punteruolo! Adesso riempiamo il ghiaccio, così! Colpiamo, colpiamo, bene! Ho creato un magico castello di ghiaccio! Mettiamolo in cima e adesso prendiamo un po' di polvere acido blu, decoriamo la torta come se stesse per navigare! La mia torta è pronta! Guardate che bella che è! Oh wow, Elsa e Anna, le vostre torte sono belle, ma io non so cosa fare! Ah sì, sto per fare una torta al miele, ma devo trovare il miele. Adesso un attimo, ecco che arrivo. Mi dispiace, miei piccoli amici, ma ho bisogno, sì, del miele, grazie. E vi devo un favore, ragazze, posso sì, trovare un aiuto? Cosa? Cosa c'è sotto? Strano, non c'è proprio niente. Vi mostro come fare una torta al miele, molto buona. Devo decorare la torta con un nido d'api. Cosa? Ragazze, cosa facendo? Ah, sono le api. Api, smettetela di spaventare le mie amiche. Ok, adesso andate. Ah sì, grazie, Kristoff, ci hai salvata. Andiamo, adesso decoriamo la torta con piccole api dolci. Sono totalmente commestibili ed è l'aspetto fantastico. Presto mostreremo la torta. Possiamo andare alla degustazione. Wow, che bello! Che bello questa torta, fantastica! Voglio provare. Ah! No, le mie lingue! Cos'è? Un ghiacciolo? È davvero freddo! Adesso non fare dei dolci così! E adesso provo questa qui. Le api, ma non sono vere! Ok, sono delle api dolci! Ok, sono buonissime, deliziose! Che sapore ha la torta? Vediamo! Che bello! Kristoff, è deliziosa! E adesso voglio provare questa torta qui! Wow, i miei dolci preferiti! Kit Kat e Maltesers! Wow, anche la torta al cioccolato! Incredibilmente deliziosa, Anna! Ok, sì, dai, sei la sorella migliore, quindi vinci tu! Davvero, Anna, ma io ci ho provato! Ops, scusate. Voglio un frullato! Sto aspettando i vostri frullati, sbrigatevi! Mi è venuta un'idea, farò un frullato al cioccolato con gelato al cioccolato. Sarà davvero deliziosa. Ok, metto una pallina di gelato al cioccolato nel frullatore. Proprio così. Dai, su! Fantastico. E adesso mi serve il mio ingrediente segreto. È una terra tassa di cioccolato. Ho collezionato tutte queste tavolette per 10 anni. Questo sì, è il miglior cioccolato del regno. Ho bisogno di altro cioccolato. Adesso aggiungo del latte e del cacao. Anna, guarda, siamo sporche adesso. Mi dispiace, amici, è così imbarazzante. Vado a essere le cose.
Ok, così va meglio. Mettiamo del cioccolato in frullatore e poi un po' di Nutella. E adesso dobbiamo mescolare tutto quanto. Ehi, frullatore, perché stai agitando così tanto? Ah, sì, devo preparare un bicchiere per il frullato. Versiamo un po' di sciroppo al cioccolato così sui bordi. Sì, fantastico. Versiamo il nostro frullato, non resta che aggiungere della panna montata su tutto. E questo è il cocktail che mi desiderava tanto. E adesso devo, sì, decorarlo con Kit Kat. E cosa accendere? Oh, posso aiutarti, dai. Così, guarda. Wow, Christoph, grazie! Il fuoco è così bello! Devo far dorare un po' di marshmallow sullo spiedino per decorare il cocktail con loro. Qua, e poi aggiungo la cannuccia. Fantastico, ecco fatto! E come si fa a spegnerlo? Non funziona, Christoph, non riesco! Dammi una mano! Ah, non funziona! Ti aiuto io? Un po' di magia? Così va meglio! Wow, grazie sorellina. Ok, e adesso tocca a me a sorprendere. Ok, vi faccio vedere la mia ricetta. Ok, ho bisogno di uno sciroppo blu con i mirtilli. Fantastico, ne versiamo così un po' nella ciotola. Poi prendiamo il bicchiere, lo mangiamo nello sciroppo. E poi, sì, negli zuccherini blu. Guardate com'è bello. E adesso prepariamo il frullato. Quale gelato devo prendere? Il cioccolato o il mirtillo? Proprio così, il mirtillo. Non c'è nemmeno bisogno di pensare. Mettiamo il gelato in frullatore e ora mi serve il ghiaccio. Posso farlo così? Mettiamo il ghiaccio così sul gelato e poi bene un po' di latte. E adesso possiamo accendere tutto quanto. Dai, su, vediamo. Wow, è bellissimo. Versiamo il tutto nel bicchiere. Montiamo la panna montata sopra. È fantastico. Non dobbiamo fare altro che aggiungere un po' di magie. È sempre più buono così. Un paio di fiocchi di neve. Cioccolato. E poi... sì, dobbiamo aggiungere una cannuccia. E il mio cocktail per Emma è pronto. Elsa, che bravo che sei. A me è venuta un'idea. Posso fare il cocktail con lo sciroppo d'acero. Devo decorare il bordo del bicchiere con esso. E adesso prendiamo il gelato. È incredibilmente delizioso. Mettiamolo nel frullatore. Voglio aggiungere poi anche, sì, delle noci. Le noci vanno bene sempre. Devo solo romperle. I miei denti mi aiuteranno. Oh, credo di essermi rotto un dente. Queste sono pessime idee. Il mio dente, come faccio a rimetterlo a posto? Proviamo, può funzionare. Davvero ha funzionato. Torniamo alle noci. Mettiamo un paio di frullature e poi versiamo del latte e mescoliamo tutto quanto. Wow, che bello. E adesso versiamo il tutto in un bicchiere. Aggiungiamo la panna montata in cima, che sta sempre bene, che è buona. E così. Sopra. E adesso devo sciogliere il cioccolato. Questo può essere fatto rapidamente nel bollitore. Devo solo mettere la tavoletta di cioccolato nel bollitore. Fanda, ma non capite nulla. Nel bollitore c'è l'acqua bollente. Il cioccolato scioglierà incredibilmente in fretta nell'acqua bollente. E adesso, sì, mi serve una tazza d'acqua. Elsa, puoi evocare del ghiaccio per me? Sì, certo. Del ghiaccio per il mio amico Christoph. Oh, grazie Elsa. E adesso vi faccio vedere un trucco. Devo aprire il cioccolato e poi lo spremo sopra il ghiaccio. Aspetta un po', che guarda cosa ho creato. E adesso lo metto sopra il cocktail. Ok, fatta. Emma, guarda, puoi provare. Wow, sembra bellissima. Voglio iniziare con questa. Oh, c'è così tante cose da provare. Bello, Kit Kat, la panna, delizioso, il cocktail va bene così. Un normale frullato, adesso proviamo questo. Che carino che è. Le corde sono di cioccolato, fantastico, delizioso. E frullato con me. Wow, non ho mai assaggiato nulla di simile in vita mia. Cristo, sei incredibile, delizioso. E cosa ha preparato Elsa per me? Wow, un aspetto fantastico. La panna, proviamo il cocktail. Non mi sento molto bene. Freddo. Lascia che ci copra, piccolina. Dai, su, tieni al caldo. Grazie, Christoph. Elsa, non farlo mai più. Ok, io penso che Christoph ha vinto. Il suo cocktail è delizioso. Wow, ho vinto, non posso crederci. Voglio un biscotto. È chiaro? Ok. Sto aspettando. Ok, cosa devo fare? Esatto.
l'impasto è qua, questo è fantastico. Non c'è bisogno di provare da sole. Non resta che stenderlo così, ritagliare dei biscotti rotondi e poi, bene, metterli così sulla teglia. Io ho un'idea, voglio fare dei biscotti con delle gocce di cioccolato. Sarà incredibilmente delizioso. Mettiamo altre gocce e il cioccolato. Sì, che bello! È pronto, mettiamo tutto quanto in forno e aspettiamo, tutto qui. Ho preparato anche i biscotti. Devo ritagliare così dei fiocchi di neve. Saranno bellissime. Alla piccola si piacerà sicuramente. Le mettiamo così sulla teglia e poi le mettiamo direttamente in forno. Ok. Wow, i tuoi biscotti sono venuti benissimo. Anch'io ho già preparato i miei biscotti. Ora bisogna decorarli. Mi è venuto un'idea, voglio decorare lì sì con i bretzel, così. E farò una specie di corna e gli occhi. Poi prendiamo, sì, i bastoncini di zucchero rossi. Ricordano qualcosa? Sì, saranno delle renne. E adesso posso decorare e fare la bocca alle mie renne. Ma questo è triste. E questa è sorpresa. E questa è strana. Ok, li lascio così. Ok, sono pronta. Cristo, per forte. Ma cos'è questo? Ah, i miei biscotti sono pronti. E ora tirarle fuori. Hanno un aspetto delizioso. E non sono neanche bruciati. Li decorerò così con la Nutella. Ne metto un po' su ogni biscotto. E adesso prendiamo i marshmallow. Perché, sì, dopo la Nutella ci stanno bene, sì, i marshmallow. Così, uno alla volta. Lanciamoli, siete pronti, pronti, pronti. E adesso prenderò tutti i marshmallow una volta sola, così, con la freccia. E funziona bene. Ecco i miei marshmallow. Dai, su, così va meglio. E adesso li arrostiamo. Per bene, fantastico. Adesso mettiamo i marshmallow sulla Nutella. E ricopriamo così con i biscotti. Bene, sarà delizioso. Faccio una torre di biscotti. Fatto. Wow, Anna, è stato fantastico. Sì, molto bene. Sì, bello. Adesso tocca a me. Come stanno i miei biscotti? Fantastico, sono pronti. Ho bisogno della glassa, ma quale devo prendere? Sì, quella. Sì, azzurrina. Sta bene. E adesso metto la glassa sui biscotti. Proprio così, perfetto. E bene. E un po', sì, qua, qualche dettaglio. Ah, bene. Emma, puoi provare. Come on. Evviva, i biscotti sono pronti. Voglio provare questo. È come un vestito blu. Buono. E questo è un fiocco di neve. Bello. Ne voglio altri. E questo, che bello. Sono delle renne. E sono buone. Fantastico. E qua cosa? Una torre di biscotti. Wow! Ci sono anche dei marshmallow dentro. Fantastico! Mi piace! E chi devo scegliere? Non riesco a decidere. Ma vediamo. Abrabacicicotrici. Oh sì, Elsa! Hai vinto! Evviva, finalmente hai vinto! Grazie, Emma!